Questa sera a Mesagne la bellezza in Costituzione, si ritorna all'utopia o c'è qualcosa di possibile, di concreto, di fattibile, di urgente? Io penso che se noi ci guardiamo proprio qui intorno vediamo che non c'è niente di più concreto della bellezza, non è assolutamente un'utopia, forse nella nostra epoca rischia di essere veramente un'utopia. Io invece la voglio rimettere in gioco perché tutti gli italiani ne hanno diritto e sono dei grandissimi portatori, fruitori, progettisti e tutto quello che possiamo mettere insieme è relativo alla bellezza e ne abbiamo veramente l'esigenza, noi siamo proprio dei grandissimi promotori anche in tutto il mondo, ci viene riconosciuto da tutti, perché noi no? Quando ha proposto questa sua idea, che cosa è accaduto tra i colleghi, soprattutto tra i colleghi deputati? Sì, è stato una specie di miracolo, sembrerebbe. In realtà invece i miracoli evidentemente esistono. E in tutti gli schieramenti, tutti, veramente tutti, tranne uno che proprio si è tenuto un attimo in disparte, però insomma io penso che la zattera è grande e poi dopo saliranno anche loro. E c'è stata una specie di ola, ecco, chiamiamola pure così, di grande felicità. Sì, l'unico timore è veramente mettere mano all'articolo numero uno, ma insomma, direi che se i nostri padri costituenti pensassero alla bellezza declinata in nome del lavoro, penso che direbbero sì, forse è arrivato veramente il momento. Dottor Azzolini, l'associazione dei genitori che propone un tema sulla bellezza, qual è nesso? Ma direi che io credo che occorra proprio in questi momenti che un'associazione come la nostra, a cui sta a cuore la famiglia, i genitori in particolare, dica la sua su un tema come la bellezza, che deve essere posto al primo punto proprio della nostra Costituzione, perché la Costituzione è la vita. È la vita dello Stato e io credo che meglio che la Costituzione di contemplare la bellezza della nostra Italia, la bellezza dello stare assieme, la bellezza del vivere serenamente in un momento come questo dove la serenità poi non c'è, io credo spetti ai genitori, a chi ha a cuore la famiglia esprimersi su questo. Dottor Rubino, uno psicologo su un incontro incentrato sulla bellezza, come mai? Esiste un rapporto molto stretto fra armonia, salute del corpo, sociale, ma anche personale, talento e bellezza. Sono molto contento che in un mondo di bruttezza, di guerre, a volte anche di ignoranza, di convinzioni non in linea con la natura, esista una proposta di introdurre nella Costituzione il concetto non tanto estetico, ma quello realmente contenutistico dell'armonia, della bellezza. Io credo che l'Italia possa rappresentare veramente un punto di riferimento per portare al mondo il concetto di equilibrio ed armonia in tutti i settori. Per cui quando casualmente ho incontrato una onorevole che mi ha parlato della sua proposta di introduzione nell'articolo 1 della Costituzione, il concetto di bellezza, ho provato veramente anch'io armonia. Da anni cerco di studiare la logica della psiche, cioè la forza che anima una persona ha una sua organizzazione quasi ingegneristica. La risposta che ho trovato ricercando nelle conoscenze, anche quelle ufficiali, è sì, e ce l'ha nelle leggi della natura e della luce. Per cui è una opportunità importante per la collettività. Si parla, il sottotitolo di questa iniziativa è strumenti concreti nella vita di ognuno, ma esiste davvero uno strumento concreto per poter agire con la bellezza nella vita del singolo o di una comunità? Sì, esiste. Per esempio la politica delle città dell'antica Grecia presupponeva che chi rappresentava il popolo dovesse conoscere la bellezza della natura. Anche in questo caso noi auspichiamo che possa stimolare in futuro una formazione verso il politico che deve essere orientato ad osservare e a rappresentare la bellezza. Anche la salute è un sinonimo di bellezza.